Buongiorno ragazzi, ho già rifatto il letto che avete visto molto molto bene nella mia morning routine. Comunque c'è una bella giornata di sole, ma qua stanno sempre martellando, quindi è un casino. È arrivata anche la pupi. Amore, mamma, Piccola, che c'è mammina? Che c'è? Quanto sei buona? Le tue orecchie diventano sempre più giganti a mamma, però sei bella così come sei. Perdonate il mio aspetto alquanto disastroso, ma sto dormendo malissimo. Tanti pensieri. La notte la passo praticamente al computer, per non pensare al computer, a lavorare, e praticamente dormo pochissimo e male, molto male, e direi che si vede dal mio aspetto. Oggi sarà una bella giornata perché io e Nancy dobbiamo registrare dei video assieme. Quindi spero di distrarmi un pochino. Fortunatamente ci siete sempre voi che mi tenete tanta compagnia su tutti i social. Io vi voglio tanto tanto bene. Apprezzate i miei video. Mi sto buttando proprio tantissimo nei video, nel lavoro. Infatti ho fatto il video della pulizia del viso che mi avevate richiesto tantissimo. Mi fa piacere che l'abbiate apprezzato tanto. E sto cercando di esaudire tutte le vostre richieste che nel tempo si erano accumulate. Quindi vedrete dei bei video sempre nei prossimi giorni. E ovviamente mi piace fare vlog perché così posso parlare un po' con voi, sfogarmi e leggere tutti i vostri commenti di supporto. E la cosa bellissima che mi tiene molto molto felice è il fatto che presto ci vedremo, yeah, per il nostro fantastico incontro. E non so se avete visto il video, comunque nel caso ve lo lascio in box informazione dove ho spiegato il nostro evento che ci sarà a Roma il 12 novembre, che è sabato. Venite nel centro commerciale Euro, io dico Euroroma, ma si dice Euroma 2, nel negozio Apiarium. Venite perché vi voglio tanto tanto abbracciare. Comunque poi vedete quel video dove vi ho spiegato tutto. E comunque non vedo l'ora perché già so che questa cosa mi ricaricherà tantissimo e saranno delle ore bellissime che passeremo assieme e mi porterò tutta quella felicità addosso per un po' di giorni. Quindi non vedo l'ora veramente. Nella mia stanza studio sto col computer davanti a me perché ho fatto uscire il nuovo video. C'è anche la pupina dietro, guardate com'è carina. Ho fatto uscire il nuovo video di oggi, che come sapete faccio uscire sempre un nuovo video ogni giorno alle ore 14 più o meno, sul mio primo canale e anche sul mio secondo canale, dove ci stiamo impegnando anche tantissimo. Io e Nancy, anche lei sta facendo tanti video, quindi veramente siamo felicissime del riscontro che ci state dando. Ho fatto colazione, avete visto, con la mia colazione tipo tiramisù light, di cui feci il video un po' di tempo fa. Se volete vedere come ho fatto, andate a vedere quel video, perché è troppo buona quella colazione, io l'adoro. Mi piace soprattutto prepararla la sera prima e quindi la mattina ce l'ho pronta, mi piace tantissimo. Comunque, che risate ragazze, praticamente ho scoperto questo nuovo social che si chiama Musical.ly. Premetto che non è una sponsorizzazione, semplicemente l'ho scoperto io così casualmente. Non c'è molta luce in questa stanza, amore. E comunque è molto carino perché qua mi trovate ovviamente come Carlita Dolce, se mi volete seguire. Mi diverto troppo, facciamo dei video, o da sola ne ho fatti, mi diverto troppo, infatti ne voglio fare ancora altri. Proprio qualche giorno fa abbiamo fatto uno e mia sorella. Troppo bello che mangiavamo il gelato. No, è bellissimo. È troppo bello, comunque andatelo a vedere, intanto già mi seguite e noi ci divertiamo con poco, insomma, quindi non vedo l'ora di vederla fra poco. Passeremo tutto il pomeriggio a fare video e poi speriamo di farci una bella bella mangiata. Sto facendo un'alimentazione un po' diversa dal solito, poi magari se vi fa piacere vi farò un video dove vi spiegherò, perché sto mangiando ancora di più di prima, molto molto di più. Appunto sto in quella fase che si chiama massa, cioè per
mettere un po' di muscoli e cercare di prendere qualche chilo. E con questo sto sgarrando anche molto di più, sto mangiando praticamente tipo camionista, mi consolo nel cibo e mi capita di sgarrare di più, quindi congelati, robe, quindi... Però non mi importa, insomma, perché comunque se è tutto finalizzato a prendere qualche chilo, ok, ci sta bene, di muscoletti. Poi magari vi farò il video e vi spiegherò bene. Ciccina, sei ancora baraccata con questo giochino. Ancora non l'abbiamo comprato la cuccetta, che ancora non ho trovato una cuccetta bella calda calda. Chi è su WhatsApp? Andiamo a vedere. Poi improvvisamente ti guardi allo specchio e ti accorgi di avere un culo. No, ma davvero, un culo che non hai mai avuto. Viva il cibo e viva la palestra. Ma io la voglio più grande. Pasta, viva la pasta che mi va tutta nel culo. Pasta bianca, non integrale, notare bene, perché non si muore a mangiare ogni tanto la pasta bianca. Yummy! Viva il cibo. Io e Nancy abbiamo finito di fare i video. Finalmente si mangia. Si mangia. Adesso lei e mia mamma oggi hanno fatto una sorpresa, hanno preparato un dolce per me, che adesso però lo devo assaggiare, è diventato tipo una massa Abbiamo fatto da un video baseball. nascosto, è un dolce un po' duro. Lo sveliamo che cos'è? No, indovinatelo voi Indovinate voi, poi vedrete il video, tipo mettiamo Una tipo cosa domani. dura e lunga. Che Comunque, parole. il video lo vedrete sul nostro secondo canale, tipo domani, dopodomani. Sì, questi giorni. Comunque, è un salame cioccolato, diciamo. Che però è diventato una mazza da baseball. Un po' troppo duro. Comunque, adesso lo proviamo. Comunque, vi faccio vedere mia mamma cosa ha preparato. Mia mamma ha fatto queste fantastiche patate. Sono delle patate tutte belle croccanti, è vero mamma? Tipo fritte ma non fritte. Al forno. Se volete il video, vi facciamo il video anche di queste, sono troppo buone. Poi questa che è? Ma sta cosa? Mi sembra tipo... È una torta salata, spinaci Non mi tagliare le mani possibilmente, la torta salata, ricotta e spinaci sempre light. Ma pure di questa possiamo fare il video. Farina di farro. Ah, bellissima dentro il ripieno. Dai, dobbiamo fare il video anche di questo, ragazzi, lo volete? Poi qua c'è un po' di parmigiana di melanzane napoletana e i mitici friarielli napoletani. Yummy. Vieni qua, vieni. Mamma mia, aiuto. Mamma, comunque è buonissimo questo coso. Coso. Questo coso che tu sono rustico. Cos'è? Quisceno, insomma. Che cos'è? Ma che mi beva? Chris! Questo comunque buono. Ricotta e spinaci. Qua ci sta anche Pupi che è saltato in braccio a me. Comunque se volete il video me lo dite e noi facciamo il video, vero mamma? Lo fai il video? Sì, Sì, video. Ma sono curiosa di provare il bastone di cioccolata. non lo dire! Pupi! Accorto che sei mangiando Ragazze, siamo qua che strafoghiamo salame e cioccolata light. Non so come hanno fatto queste due, mia mamma e mia sorella, ma è troppo buono. Senza zucchero. Senza zucchero. Andate sul nostro secondo canale e vedrete il video speciale che ha registrato mia sorella. E mia insaputa ha fatto una sorpresa. Ci sono anche io, ovviamente, che do il tocco di grazia. Domani online sul nostro secondo canale. Ma è buonissimo. Cioccolatoso. Ma siete state proprio bene, mamma. Come fa, ma? Perché fa così? Piccolo, siamo qua nella mia stanza. Oggi sono venuta qua per fare dei video assieme a Nancy. Volevo far vedere il mio gattino in che condizioni sta il nostro amore bianchino. Praticamente non so se ve lo ricordate dai video vecchi. Cicciottino è diventato, praticamente lui ha sempre avuto queste orecchie un po' malate e noi l'abbiamo sempre curato dal veterinario, abbiamo fatto veramente 100.000 cure. Infatti anche domani proprio dobbiamo tornare al veterinario perché lui sta costantemente sotto controllo,
Spero che non vi faccia, diciamo, impressione quest'orecchia così combinata. Praticamente si è proprio consumata e tutto è stato causato da un eritema che ha avuto, perché lui, essendo un gattino bianco, e aveva le orecchie abbastanza delicate. Noi abbiamo messo pomate, l'abbiamo curato, alla fine poi l'orecchia si è proprio consumata. Guardate questo piccolino, e noi comunque lo curiamo, lo coccoliamo, è vero piccolo, proprio domani dobbiamo andare dal veterinario, anche il nasino è tutto arrossato. Volevo sapere, a voi è capitata questa cosa con qualche cane, qualche gatto? Cosa avete fatto? Che noi veramente stiamo provando di tutto, però non riusciamo a trovare una soluzione, anzi la situazione peggiora sempre di più. E abbiamo cambiato anche veterinario, abbiamo provato, veramente l'abbiamo provate tutte, e noi comunque continuiamo a coccolarlo, a curarlo, a fargli veramente tanti trattamenti, e non so come facciano alcune persone, guardate come tenono, ad abbandonare cani e gatti quando sono malati. Cioè, io dico, questo è un motivo per amarli ancora di più e coccolarli ancora di più. Guardate, perché veramente noi abbiamo anche altri gatti, ma lui è il coccolone, quello che coccoliamo di più, tra virgolette, perché comunque è più bisognoso, no? Perché è malato, piccolo. Comunque è troppo bello, lo si è bellissimo lo stesso. E praticamente lui qua si è insediato nella mia stanza, vedete? E sta sempre nella mia stanza, è vero? Ti piace stare qui? Che occhioni. Bello, sei anche malato. Comunque non lo so, quando torno in questa stanzetta viene un sacco di nostalgia, che è la mia stanzetta di quando vivevo qua. E sapere che ci sta il mio gattino, vieni qua. Vieni, è un piccolo. Dio, questa orecchietta, come dobbiamo fare? Mi dispiace troppo vederlo così. Fatemi sapere se, non so, se anche a voi è successa una cosa del genere. Comunque lui è bellissimo, sa, cosa sta che mi fa le fuse, è dolcissimo. L'orecchia non te la voglio toccare, perché comunque noi stiamo sempre a pulirla perché prende l'infezione. Mi muri. Qua ci sono anche i nostri cagnolini. Pupi. C'è Pupi e c'è Molly. Noi abbiamo la casa di cani e gatti. Guarda come ci bacia. Guarda, gli dai baci in bocca questa schifosa. E lui che fa? Giocano così. Amori, che fare? Ma lui gli lecca tutta la farfallina e lei lo lecca in bocca. Sono proprio pazzeschi questi due assieme. Smettetela. Poi qua c'è anche Minù. Come vi ho detto, noi abbiamo tanti cani e gatti. Questa è la nostra gatta. Questa gatta, Minù, praticamente è la mamma di Bianchino, il gattino malato che ho fatto vedere prima. E guarda com'è bella Minù, gatta mamma Minù. E voi, ancora qua, questi fanno proprio le fusioni. Effusioni. Lo so che è sbagliatissimo, ma noi in macchina siamo così. Momento tisanina. E la mia cugina. Voglio farmi una di queste due che mi stanno piacendo tantissimo, sono quelle che vi abbiamo mostrato nel video che è andato online sul secondo canale, appunto degli acquisti che abbiamo fatto, gli ultimi acquisti al supermercato. Queste due tisane sono veramente ottime, con fiore addominale e linea, oltre a tutte le cose che vi abbiamo fatto vedere nel video, andatelo a vedere. Comunque sono indecisa, non so quale fare, ma sono tutte e due buonissime. Faccio con fiore addominale, dai, che sto tipo scoppiando.
ma come siete belli! Le lucertole no, è peccato che muoiono a mamma. Io voglio l'acchiappare a uno, ma devo acchiappare a uno. Comunque, io sono qua che mi voglio bere la mia tisanina, perché ho mangiato tantissimo, tipo ho mangiato un quintale, mia mamma ha fatto un sacco di cose buone, soprattutto ho mangiato il salame di cioccolata, buonissimo, te l'ho portato pure a te, ti ho portato 2 fette di salame di cioccolata, così te lo mangi domani, sei contento? Buonissimo. Comunque sta tisana è proprio buona, ragazze. Però per sgonfiare la pancia con tutto quello che ho mangiato penso che non funzionerà. Buono. Ma che fate? Ma ci ha chiamato Pupi, vieni. Pupi. Ma non l'hai comprato veramente? La mosca, schifo. Oddio. Se ne è volata, ecco. Ma no, come fa a chiappare queste mosche? Ma quella se la mangia, no? Non gliela fa mangiare. Ci ha chiappato la mosca. Oddio mio. No, non la mangia. Buttala. Ma valla a buttare, ma che schifo. Ecco la Pupi. Questa maledettissima mosca. Hai visto? Pupi ci va a chiappare. Sono contenta lei. Pupi. E va buttala ora. Non ce la posso fare. Io non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Questa è una casa di pazzi. Si acchiappano le mosche. Vieni, vieni. Vieni qua, vieni. Niente, non vuole venire, a paura delle mosche. E te l'ha acchiappata la mosca, neanche se è andata bene. Va bene, noi vi salutiamo e vi diamo la buonanotte. Buonanotte. E appuntamento alla prossima puntata. Ciao.